resto solo convinto che sia più facile accennare alla a Bologna, alla cultura come elemento di comunità e di comunitarietà che come elemento di sviluppo. Continuo a essere convinto che finché noi dobbiamo usare dei condizionali, avrebbe, potrebbe, dovrebbe, vuole dire che c'è una rotella del meccanismo che continua a non funzionare. Resto dell'avviso che sia una rotella collegata in larga parte al rapporto tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale. Resto convinto di questo, cioè resto convinto che poi all'atto pratico la questione sia un pochettino anche in questi termini. È un po' come quando stupidamente i cronisti sportivi si chiedono: ma come mai non c'è un industriale che si occupa del Bologna o di acquistare il Bologna, no? Cioè non vedo molto francamente questa dinamica pubblico-privato già in atto. Mi pare che resti ancora, è qualcosa di cui scriviamo da 20 anni forse, ma mi pare che resti ancora un punto decisivo, forse da tutte e due le parti, insomma. Però mi pare che passa di lì poi la realizzazione della comunità. Non so quanto questo concetto, che è un concetto anche molto rigidamente economico, collegato alla cultura, sia un concetto. Voglio dire, veniamo ancora da una maledetta cultura idealistica. Maledetto Croce, che ci ha poi insegnato che l'arte è una cosa molto decorativa, molto interiore, molto legata all'ispirazione, no? Ecco, se riuscissimo a farne a meno, questo vale anche per chi poi dall'idealismo crociano è passato a Gramsci, come noto, in molti casi. Quindi voglio dire, se riuscissimo un pochino a liberarci di questa idea sotto sotto decorativa e la mettessimo invece dentro ai meccanismi della produzione, forse in una città come questa non moriremmo sempre con il famoso condizionale che ci assilla un pochino. Adesso devo chiedere però all'assessore Mantovani, con un po' di emozione, perché è la prima volta che le rivolgo la parola in senso così, insomma, per una domanda che abbia qualche senso, insomma. Dunque, questa cosa degli eventi, lei lo sa che è una cosa che tormenta un po' alcuni, perché l'assessore Ronchi ci ha spiegato l'evento nella sua forma più laida, no? Diciamo, sebbene con due pagine di pubblicità di giornale un evento poi non si fa, si fa con alcune trasmissioni televisive, si fa tutto in un altro modo. Ma insomma, vorrei dire, ci sono eventi buoni ed eventi cattivi, si potrebbe dire. Eventi da scartare e eventi di cui invece Bologna, sia pure in questa visione di sistema, e l'evento è tutto tranne che un fatto sistematico, di cui invece Bologna ha bisogno, mi pare di capire. E se ne ha bisogno, adesso le chiedo come si... Perché uno dice, dai, tutte le forze, tutte le iniziative, tutte le cose, le mettiamo sui musei, che peraltro non hanno una lira, come è noto, e sulle biblioteche, che ne hanno ancora meno, quindi dopo chiederò all'assessore Sita, sempre in fatto di soldi, come mai faranno a funzionare queste istituzioni, perché senza una lira le istituzioni non nascono. Dunque, questa cosa degli eventi, mi dica tutto quello che può.